Ed eccoci con la nostra maratona donne e lavoro. Guardo esattamente l'orario, sono le 22:34, siamo in diretta da questa mattina per questa live di 24 ore dedicata al mondo femminile, perché oggi è l'8 marzo, in realtà arriveremo ben oltre l'8 marzo perché andremo oltre la mezzanotte, staremo insieme tutta la notte anche con altri colleghi che si alterneranno ancora nella conduzione, arriveremo fino a domani mattina. Quindi di fatto faremo proprio questo ponte dall'8 marzo al 9 marzo, la seconda edizione della nostra maratona dopo quella dello scorso anno che ci aveva fatto lanciare una sfida, quella di andare a verificare mese dopo mese se effettivamente la situazione per quanto riguarda la parità di genere avrebbe portato dei miglioramenti nel nostro paese, cosa che ogni mese appunto abbiamo fatto con il nostro osservatorio l'8. E non solo di marzo, ma di ogni mese dell'anno, abbiamo fatto dei piccoli resoconti. E devo dire la verità, poi con i miei ospiti anche durante questa serata andrò a parlarne. Non mi pare che in un anno si siano fatti troppi passi avanti. Certo, da un punto di vista governativo, legislativo, gli interventi sono stati portati avanti. Siamo stati anche un po' sfortunati, bisogna dirlo, perché abbiamo avuto ancora tutto l'anno carico della pandemia di Covid, che sicuramente ha rallentato alcuni processi. Adesso si è aggiunta anche la guerra in Ucraina, però è chiaro che probabilmente avremmo potuto anche fare di più, ma ne parleremo. Partiamo così proprio per essere anche propositivi. Prima di introdurre la prima ospite che starà con me questa sera, vorrei ribadire che la nostra maratona di quest'anno, proprio per quello che sta accadendo in Ucraina, è dedicata all'Ucraina, alla guerra, ma non solo, in realtà a tutte le donne del mondo. Donne e non solo, però chiaramente oggi è la festa della donna, quindi ci rivolgiamo a loro che sono costrette a sopportare un dolore grandissimo, quello appunto di un conflitto, quello di una guerra. E allora la nostra copertina è questa e abbiamo aperto questa mattina così e apriamo anche questa sera così. Le donne nel mondo si innamorano, le donne nel mondo amano, le donne nel mondo aspettano, le donne sperano. Le donne, nonostante tutto, ricominciano. Le donne si illudono. Le donne lottano. Ma ci sono i prepotenti, che non hanno sesso, poco importa, perché i prepotenti non hanno nemmeno colore. I prepotenti si armano di vittimismo per attaccare. I prepotenti usano solo la violenza perché non hanno alcun'altra arma. Ed è vero che le donne lottano, ma a volte possono solo stare a guardare. Le donne, sì, le donne, che piangono i figli, i mariti, gli amici, i vicini di casa, i conoscenti, chiamati a combattere una guerra che nessuno aveva messo in conto e che a tratti rimane assurda e incomprensibile oggi, nel 2022. Le donne che si chiedono perché. Perché? La risposta suona come un sardonico ossimoro. Non ci sono perché e contemporaneamente ci sono tanti, troppi perché. Le donne, queste donne, è a loro, alle donne del mondo che sono costrette a subire, a sopportare e a gestire questo dolore, che va il nostro pensiero. Buon 8 marzo dalle Fonti TV. E questo è il nostro pensiero e saluto Sara Silano che vedete già nel nostro monitor, nel nostro studio 2 di Via Dante. Sara Silano, Morningstar Italy, è un piacere averti con me anche per questa maratona. Sara, buonasera. Buonasera a tutti voi, grazie per l'invito. Allora, con te parleremo di tante questioni, peraltro tu ti occupi proprio, sei responsabile proprio della parte relativa alle parità, alla parità di genere, alla diversity in Morningstar Italy, ma ci arriveremo. Prima ti chiedo un tuo pensiero proprio su questo 8 marzo, anche se vuoi commentando la copertina che abbiamo deciso di mostrare, insomma. Sicuramente mi unisco a voi nel dedicare questo 8 marzo alle donne che hanno a che fare con la guerra in un modo o nell'altro, in Ucraina e nelle altre parti del mondo. E stiamo vivendo un altro 8 marzo triste. Avevamo vissuto l'8 marzo del 2020 sotto la pandemia, lo scoppio della pandemia, e anche lì avevamo capito che sarebbe stato difficile e sarebbe stato difficile soprattutto per le donne. Ora ci troviamo davanti a una nuova sfida,
a delle nuove sofferenze e quindi giustamente il pensiero va innanzitutto a queste donne, alle donne che più stanno soffrendo. Hai detto bene, Sara. Ricordo peraltro l'8 marzo, l'hai citato tu, del 2020, o meglio, il 7, la notte tra il 7 e l'8 marzo del 2020, per quanto riguarda la Lombardia, regione in cui mi trovo io, in cui ti trovi tu, però insomma lo ricorderanno tutti, è stata chiusa proprio perché il Covid stava diventando pericoloso, rischioso e dopo qualche giorno ovviamente è stata chiusa l'Italia, chiusa nel senso che non si è potuto più muoversi dall'Italia e anche dalle regioni di appartenenza. Però nella notte tra il 7 e l'8 marzo ricordo che la Lombardia, questo è vero Sara, è una cosa che non ci potremo forse mai dimenticare. Lì forse abbiamo avuto la consapevolezza di qualcosa che potesse essere davvero grande, cosa che poi è stato, insomma, perché è durata 2 anni e ancora comunque non è finita del tutto, anche se chiaramente possiamo cominciare un po' a respirare da quel punto di vista. Assolutamente, e le donne, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, hanno pagato molto la pandemia perché spesso occupate in settori dove sono stati persi dei posti di lavoro. Quindi questo, ad esempio, nell'Italia, in un'Italia che ha già il triste primato della più basso tasso di occupazione femminile, non ha fatto che accentuare i problemi. E poi anche perché con le misure di contenimento del virus, le donne si sono trovate a dover accudire figli, figli a casa, e quindi le difficoltà sono aumentate e anche le loro esigenze sono cambiate. Di conseguenza, quell'8 marzo, ricordo, noi facevamo uno speciale su morningstar.it dedicato alle donne. Mi era stato chiesto: ma perché fare uno speciale proprio in questo momento in cui, diciamo, le notizie calde erano altre? Chiaramente i mercati stavano crollando. E proprio perché comunque non dobbiamo mai perdere di vista l'aspetto femminile, tanto nella finanza, tanto quanto nell'economia e nella vita quotidiana. Quindi sì che aveva un senso, e in effetti col senno di poi abbiamo visto quanto sia stata devastante questa pandemia per le donne e quanto avesse allora già senso parlare di donne. Esatto, e torneremo su questo aspetto perché tra i vari punti che mi sono segnata c'è proprio quello che tu raccontavi, cioè che l'Italia continua ad avere un basso livello di partecipazione delle donne alla forza lavoro di tutta l'Unione Europea. Continuiamo a rimanere il fanalino di coda. In realtà sicuramente il Covid ci ha messo del suo perché giovani e donne sono state le due categorie più penalizzate. Chiaramente anche perché con i figli a casa le donne hanno dovuto ridimensionare la loro vita lavorativa, purtroppo perché questo è un aspetto che ancora non è cambiato in Italia. Però la situazione, leggo, è così dal 2014, quindi è vero che il Covid ha aumentato questo divario, no, di genere, però insomma dal 2014 già arrivavamo, cioè stavamo agli ultimi posti nella classifica di virtuosità, per così dire, tra i paesi dell'Unione Europea. Ti risulta? Non stavamo bene e non stiamo bene da molti anni. Un'analisi di DBRS Morningstar, una società del nostro gruppo, ha notato, ha rilevato che comunque il tasso di occupazione femminile è sotto il 60%. Da molti anni, come citavi tu, dal 2014, e nel terzo trimestre del 2021 abbiamo avuto un tasso che era del 56,5%, i dati, diciamo, più aggiornati che abbiamo. E questo tasso si confronta con dei tassi nettamente più alti dei paesi virtuosi come la Svezia o i Paesi Bassi, dove il tasso di occupazione femminile è superiore all'80%. Ma permettimi di dire che c'è un altro problema che è strettamente collegato a questo, ed è il problema di quei giovani, tra cui ci sono anche delle donne, che non studiano, non lavorano, non fanno della formazione. Sostanzialmente questo significa, i cosiddetti NEET sono identificati con questo acronimo, che c'è un gap tra la possibilità di lavorare, le offerte di lavoro che esistono e che le aziende non riescono a colmare,
invece il tasso di occupazione e quindi ci sono persone che non cercano, ma soprattutto c'è anche un problema di professionalità. Le aziende non trovano le professionalità che cercano e quindi questo si ricollega, come hanno messo in luce i nostri ricercatori di BRS Morningstar, a un discorso di educazione, di formazione scolastica e di creare quelle competenze che servono a un paese come l'Italia, che lo ricordiamo, un paese con una forte inclinazione alle esportazioni. Quindi servono competenze tecniche che spesso non si trovano. Esatto. E da questo punto di vista l'auspicio è chiaramente che i fondi destinati proprio all'istruzione, alla riforma del sistema scolastico, del recovery plan, del PNRR, possano servire a colmare questo gap, perché effettivamente sarebbe un passo importante per le donne. Anche colmare il gap degli asili, delle scuole primarie, che permetterebbe a più donne di cercare un posto di lavoro. Stiamo Certo, parlando di certo. progetti che non hanno breve scadenza e neanche si possono realizzare nel breve, ma semmai si comincia, mai si arriva a un Certo, no, cambiamento. no, no, da qualche parte bisogna cominciare, questo è vero, però io non voglio fare la guastafeste, ma insomma non è fare la guastafeste, sicuramente i fondi del PNRR serviranno non nel breve periodo, nel lungo periodo a, come dire, far diminuire questo gap, però Sara, dobbiamo parlare anche del fatto che nel nostro paese esistano ancora troppi stereotipi, cioè troppi pregiudizi, no? Viene da dire che la finanza non è ancora vista, per esempio, parliamo del nostro ambito, un tema, un argomento, un settore per donne, ma in generale ci sono proprio degli stereotipi che emergono in tanti settori della vita produttiva ed economica del nostro paese. Per esempio, il titolo che vediamo in questo momento in sovrimpressione, appunto Gender Diversity, le quote rosa non mettono al riparo dai rischi finanziari. Possiamo unire le due cose. Allora, per aiutare le donne ad emergere si fanno leggi, si inventano le quote rosa, però poi in realtà questo non basta, no? Né a far emergere veramente l'universo femminile, né tantomeno a formarle nel giusto modo. Quindi, insomma, si crea ancora di più un circolo vizioso. Cosa ne pensi da questo punto di vista? Cioè, parliamo dei pregiudizi. Allora, sì, sono effettivamente due temi collegati. Da un lato gli stereotipi, i pregiudizi, la Giornata Mondiale della Donna 2021 aveva per tema Break the Bias, che significa proprio rompiamo i pregiudizi. E penso che questo slogan sia effettivamente di attualità nel mondo della finanza, dove ne esistono ancora tantissimi e li sperimentiamo anche noi donne che ci lavoriamo sulla nostra pelle, come si suol dire. Che cosa dobbiamo dire? In effetti la prima cosa da dire è che effettivamente le donne in finanza sono ancora troppo poche. Il settore finanziario è uno dei meno performanti da questo punto di vista. C'è un'indagine interessante di BNY Mellon Investment Management recente che in effetti è stata realizzata su un campione molto ampio di investitori, società di gestione a livello internazionale, quindi su 16 mercati, coinvolgendo circa 100 gestori globali per un patrimonio gestito di 60 mila miliardi di dollari, quindi cifre molto importanti. E questo studio rivela che quasi 9 società di gestione su 10 dicono che il loro cliente di default è un uomo. Quindi sostanzialmente il loro riferimento, quando pensano a un prodotto o a come proporre questo prodotto, il loro riferimento è un uomo. Nello stesso indagine è stato chiesto a uomini e donne di disegnare un professionista della finanza e tutti l'hanno disegnato in giacca e cravatta. Sono cose molto significative se pensiamo del fatto che la donna non appare e che quindi c'è uno stereotipo maschile molto importante. Ma andiamo ai numeri. E se guardiamo i numeri, in effetti, in alcuni casi fanno davvero rabbrividire. Ad esempio, noi abbiamo guardato con un esercizio anche, divertente, se vogliamo, i fondi italiani, quindi domiciliati in Italia, che danno, disclosure, quindi comunicano il nome del gestore. E abbiamo visto che
su 864 fondi per cui abbiamo questo dato, solo 82 hanno dei nomi femminili associati, sono guidati da donne, contro 624 che fanno capo a un uomo. Altri 158 hanno dei team misti, comunque hanno dei nomi di team misti, ma anche in questo caso prevale la componente maschile, quindi non è team misti in termini di diversity, magari Appunto. c'è una donna e ci sono tre uomini. Quindi questo è un dato significativo. Addirittura abbiamo visto che i fondi che sono gestiti da un fund manager con il nome Francesco, che è il nome più ricorrente, sono quasi quanti quelli gestiti totalmente da donne. Quindi un'altra immagine di quanto sia poco presente l'universo femminile a livello di gestione di fondi. Indagini su più ampia scala, io cito dei dati di Academic Insights on Investment del 2021, quindi recentissimi, su circa 10.000 posizioni di responsabili investimenti, capi della ricerca e responsabili dell'investment banking a livello mondiale, hanno provato che effettivamente la presenza di donne è bassissima in praticamente quasi tutti i paesi esaminati. 29 paesi esaminati, ad esempio, la figura di responsabile degli investimenti, che è una figura molto, molto importante, è presente la presenza mediana delle donne del 9%, quindi bassissima. In Italia sono stati esaminati 43 casi e questa carica era ricoperta solamente da uomini, quindi non c'erano Ecco. donne nei casi Ma Sara, esaminati. ma dalle vostre ricerche emerge se viene prima l'uovo o la gallina, cioè come si suol dire, nel senso che è la donna che ancora oggi non si butta nel mondo della finanza perché crede che sia un mondo che non le interessa perché fondamentalmente è sempre stato considerato un mondo maschile o avviene il contrario, cioè vengono proprio lasciate fuori le donne, cioè si può dire questo, probabilmente è anche complicato dirlo, mi rendo conto. È faticoso dirlo, sicuramente nei nostri studi abbiamo visto che nel settore finanziario, come in altri settori, ci sono delle barriere strutturali che impediscono alle donne di avanzare nella carriera e quindi di raggiungere posizioni di leadership. E questo si ricollega al discorso delle quote rosa, perché il discorso delle quote rosa è molto ormai diffuso e condiviso anche all'interno delle aziende, la presenza di donne nei consigli di amministrazione, ci sono anche delle leggi che impongono un certo numero di donne e così via. Però non è questo che fa la differenza ed è quello che noi abbiamo visto nei nostri studi, perché effettivamente la presenza delle donne è molto benvenuta sicuramente nei consigli di amministrazione, ma il consiglio di amministrazione è lontano poi dal operare quotidiano dell'azienda. Quindi è molto più rilevante, abbiamo visto, che la presenza delle donne sia a livelli di leadership operativa, e questo non accade in molti settori. E questo perché ci sono proprio delle, non c'è le pari opportunità di carriera per uomini e donne. Non è una questione di risultati, fammelo dire, perché Certo, spesso si certo. pensa, probabilmente le performance delle donne sono inferiori a quelle degli uomini o sono deludenti. Questa non è una cosa corretta. C'è una letteratura di storie di business e ricerche accademiche che prova che c'è un impatto positivo sulle società quotate e non della presenza delle donne nelle diverse posizioni. Quindi non si può dire è una questione di No, poi performance, è peraltro, una guarda, ti questione di aggiungo. ottimi e precisi. Esatto, ti aggiungo anche una cosa che riguarda la formazione, che comunque è importante. C'è una statistica fatta da Almalaurea, proprio recente, per cui il paradosso sta anche in questo, cioè che tra tutti i laureati in Italia il 60% sono donne, quindi la maggioranza, e soprattutto è stato rilevato, non lo dico io, attenzione, io peraltro sono per il merito a prescindere dal sesso, quindi ci mancherebbe se poi risultasse che si meritano di più gli uomini di seguire un certo percorso, è giusto che succeda questo, però qui stiamo parlando del fatto che
si precludano delle strade delle donne, no? Anche quando meritano, quindi è qui, bisogna, però io lo voglio sottolineare, se no si parla sempre con retorica e so che anche tu, insomma, sei di questa squadra, di questo team, per così dire, però dicevo, 60% sono donne. Peraltro è stato verificato che effettivamente il percorso di studi è portato avanti in modo più completo, però poi nel mondo del lavoro hanno meno possibilità. Quindi se è vero che, perché bisogna dire anche questo, che poi non è detto che se ci si laurea con 110 lode questo si traduca in performance ottimali anche nel lavoro, perché tra lo studio e il lavoro ce ne passa. Però è anche vero che insomma questi dati e questi numeri sembrano un po' cozzare tra di loro, no Sara? Tradizioni, concordo con te, non è una questione, dobbiamo proprio capirlo e chiarirlo, non è una questione di percorsi privilegiati o di percorsi di genere obbligati, questa cosa non Esatto, funziona, non ha esatto. senso, il discorso del merito invece funziona, ma dobbiamo proprio immaginarci che il tema è avere un piano, un terreno di competizione o comunque di possibilità, ancora meglio che sia simile per gli uomini e per le donne. Ora, nel momento in cui, ad esempio, un'industria come quella finanziaria, un linguaggio che anche un certo tipo di linguaggio, che è un linguaggio più vicino a quello degli uomini, magari anche per le donne è difficile avvicinarsi. O comunque si sente più distante questo linguaggio. Teniamo in considerazione che le nuove generazioni di donne sono molto più propense anche a vedere il mondo della finanza in modo diverso e quindi cercano in qualche modo questo tipo di cambiamento di approccio. Il problema è che dall'altra parte l'industria deve anche fare di più per diventare più inclusiva. Assolutamente. Poi tra poco ti chiederò anche una cosa rispetto, perché poi stiamo parlando di alcune ricerche e indagini che avete fatto voi sui settori più e meno virtuosi, però leggiamo in sovrimpressione, le donne investono meno ma hanno più successo. È realmente così? Ci sono dei modi diversi tra uomini e donne di approcciarsi agli investimenti, no? Proprio anche per le differenze che esistono fondamentalmente tra uomo e donna. Ma è così? Cioè, quando le donne decidono di investire lo fanno bene? Le donne hanno un approccio differente e ci sono riguardo due scuole di pensiero. Una che dice che le donne sostanzialmente sono più conservative perché hanno una maggiore avversione al rischio e l'altra che dice le donne sono più conservative perché hanno un reddito inferiore e quindi chiaramente hanno anche meno disponibilità poi per costruire un portafoglio più aggressivo, più diversificato. Comunque sia, è vero che l'atteggiamento è diverso e anche ci sono degli studi, ad esempio, che dimostrano che le emozioni che gli uomini associano alla pianificazione finanziaria sono la sicurezza in loro stessi, l'eccitazione e la felicità. Le donne, oltre alla fiducia in se stesse, che c'è e presente, però hanno un certo stress, una certa apprensione quando si avvicinano a discorsi di pianificazione finanziaria. Sembra quasi che non amino parlare di questioni legate ai soldi. In realtà, appunto, questo discorso della troppa cautela è stato visto in alcuni studi ed è però un rischio poi di non avere un reddito sufficiente per le donne che hanno anche, lo sappiamo, un'aspettativa di vita più alta degli uomini e anche tendenzialmente delle pensioni che sono più basse. Quindi Certo. questo è un tema molto caldo su cui secondo me bisogna fare molta formazione per educare le donne a pensare al loro futuro e alla possibilità di mantenere un certo stato di vita quando usciranno dalla vita lavorativa e che sarà poi anche più probabilmente lunga di quella degli Sì, uomini. Questo lo sì, dicono le sì. statistiche, No, ovviamente, no, no, non lo certamente. dico io. Questo è un altro punto importantissimo. Altro punto, prima di salutarti, terzo titolo, settori più ma anche meno virtuosi, perché poi anche qui credo si possa fare distinzione, no? Ci sono dei settori che riescono a equilibrare meglio, cioè a dare più possibilità alle donne e settori invece che lo fanno meno, Sara? Sì, l'analisi dei settori dove sono più alti i rischi finanziari derivanti da una bassa rappresentanza delle donne nei ruoli di leadership
in rapporto alla loro presenza nella forza lavoro ha rilevato qualche sorpresa. Da un lato l'industria finanziaria, ne abbiamo parlato ampiamente, è tra i meno virtuosi, tra i settori meno virtuosi, ma in questa lista troviamo anche il settore dell'abbigliamento di lusso, le catene distributive, il marketing e la pubblicità. Non è detto che avere tante donne nella forza lavoro significhi avere effettivamente una situazione di pari opportunità di crescita e di carriera. Tra le industrie invece con il miglior gender diversity ratio, come l'abbiamo chiamato noi, figurano quelle automobilistica, quindi può essere un po' una sorpresa quella dell'acciaio, anche questa può Sì. essere una sorpresa, e dei servizi di pubblica utilità. Qui la percentuale di donne nella forza lavoro è più bassa, ma sono più rappresentate nelle posizioni di leadership. Ok. Sara, ti faccio una domanda proprio da però, tanto noi ci sentiamo poi mensilmente con voi, con Marketstar, ma poi e sempre parliamo di questi temi. Riusciremo a lasciarci alle spalle i nostri tristi primati, quelli che abbiamo descritto in questa diretta con te? Io ne sono convinta perché comunque i cambiamenti si vedono, magari vorremmo dei cambiamenti un po' più veloci, però noi come donne ce la stiamo mettendo tutta, nelle società ci sono dei team dedicati alla diversity, ci sono delle persone che all'interno delle funzioni, anche in Morningstar c'è queste figure, ci sono, che promuovono queste attenzioni e quindi la sensibilità c'è. In più ci sono anche sempre più studi che dimostrano che diversità, equità e inclusione danno dei risultati interessanti alle aziende che percorrono seriamente questi cammini e al contrario i costi legati al non farlo sono crescenti, i costi in termini di controversie e di reputazione sono crescenti. Ok, allora Sara Silano, grazie per essere intervenuta nella nostra maratona Donne Lavoro. Naturalmente, come detto, ci sentiamo in altre occasioni. Insomma, tu lavori tutti i giorni su questi temi e ci potrai aggiornare strada facendo. Insomma, però incrociamo le dita perché abbiamo bisogno. Peraltro, tra poco vedremo anche, lo puoi confermare anche tu, come anche questo sembra una cosa retorica, ma non lo è, come la presenza di donne. Che poi si chiede semplicemente che vengano date le stesse opportunità alle donne nel mondo del lavoro, nel mondo occupazionale, possa contribuire enormemente, se vogliamo dire così, sull'aumento, sulla crescita del PIL del nostro paese. E questo non possiamo scordarcelo, peraltro, in un momento soprattutto in cui purtroppo la crescita è penalizzata da eventi esterni che non possiamo controllare. Quindi, insomma, dobbiamo ancora di più accelerare questi processi. I vantaggi sono per tutti, per le donne, per il sistema economico e per la società in generale. Va bene, Quindi Sara. Ci io comunque vi ringrazio per avermi invitato e mancherebbe. buon 8 marzo a tutte. Sono molto contenta di aver iniziato la serata con te, appunto, sulle fonti TV. Grazie a Sara Silano, Morningstar Italy. A presto e buona serata, buonanotte. Non so se che cosa farai in questa serata dell'8 marzo. Grazie mille a Sara Silano. Grazie. E allora, beh, probabilmente qualcuno sarà anche fuori a festeggiare, per lasciarsi alle spalle magari le preoccupazioni di questo periodo. Chi ci sta seguendo, insomma, mi auguro che, possano anche nascere dei momenti di riflessione, degli spunti di riflessione. Abbiamo già parlato del fatto che le opportunità ancora per le donne sono magari limitate, soprattutto in certi settori. Peraltro, nel corso di questa serata andremo a toccare, attraverso i nostri ospiti, quindi le testimonianze dei nostri ospiti, con mano quello che succede in determinati comparti e settori. Ce ne sono alcuni davvero in cui la presenza di donne è ancora veramente molto limitata. Quindi non voglio anticipare nulla, però sarà una serata barra nuotata molto ricca. Peraltro adesso però vorrei tornare sul discorso della pandemia, perché non perché voglia parlare di Covid, ma perché è indubbio che in questi 2 anni di pandemia e di Covid le nostre abitudini, il nostro modo di rapportarci alla realtà, figuriamoci al lavoro, sia cambiata, le nostre abitudini siano cambiate. E allora in che modo? Anche la gestione dei carichi, soprattutto familiari, si sono modificati. In meglio o in peggio? Questa è la domanda su tutte. Allora, io saluto il mio prossimo ospite, in questo caso è un uomo, perché insomma non è una maratona fatta di sole donne. Poi è chiaro che sono intervenute tante donne, ma
è giusto che tutti insieme si vada verso un obiettivo. Massimiliano Santamaria, HR Data Scientist, grazie per essere con noi, uno dei protagonisti della nostra maratona. Eccolo qua, Massimiliano, ben trovato. Grazie Manuela, grazie, buongiorno, buonasera a tutti. Sono stati spunti interessanti, ho seguito con attenzione quello che ha detto prima Sara, un po' mi ha aperto un po' la strada, perché ha incominciato a parlare di dati, quindi un po' dell'oggettività della misurazione, di quello che deve essere forse il tema su cui a volte concentrarci, per cercare di capire effettivamente quali sono i reali numeri, le reali esigenze e le reali necessità che abbiamo. Sicuramente il Covid e quindi questi ultimi 24 mesi ci hanno dato delle prospettive diverse, ci hanno acceso alcune luci e ci hanno fatto vedere le cose in una prospettiva diversa. Sicuramente uno è il tema dei carichi di famiglia, quindi delle esigenze di conciliazione. Che cosa è successo in questi 24 mesi? Che cosa è successo in quel periodo un po' più buio, un po' più anche difficile che abbiamo vissuto in Lombardia da febbraio del 2020 fino a maggio, cioè il periodo più cupo in cui eravamo sostanzialmente tutti chiusi in una forma di vera difficoltà anche sociale. Ecco, quello che è venuto fuori è che un po' i carichi di famiglia si sono redistribuiti, perché sono stati anche vissuti forse in maniera un pochettino più vera e diretta da parte degli uomini in questo periodo. Una ricerca del Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2020 ha evidenziato dei punti interessanti e ha incominciato a mettere a confronto quello che è successo prima della pandemia con quello che è successo sostanzialmente dopo, e quindi incominciare a capire un po' come si sono mossi e come si sono distribuite un po' le percentuali tra uomini e donne. Ecco, se prima lo stereotipo che noi avevamo era quello di avere la donna all'interno della famiglia e del lavoro, soprattutto come caregiver, quindi colei che si occupasse di tutto ciò che era afferente la gestione dei figli, è venuto fuori una cosa molto interessante, è che un po' la pandemia, un po' il fatto di vivere di più forse la famiglia e anche le necessità familiari ha portato gli uomini ad essere maggiormente presenti e più agganciati rispetto alle donne nella gestione dei carichi di famiglia. Infatti abbiamo delle percentuali però simili, ma gli uomini hanno detto per circa il 40% di avere più necessità di accudire figli minori, ecco, rispetto alle donne che erano intorno al 38%. Ti posso chiedere una cosa? Dopo ti faccio continuare, perché questi sono dati molto interessanti. Siccome siamo partiti, se ci hai seguito, insomma, ma poi non è una novità, si parla sempre, no, di mentalità, di retaggio culturale. Visto che sei un uomo e visto che ci stai portando anche dati precisi su quello che è cambiato appunto da questo punto di vista, ma c'è ancora un po' di resistenza da parte degli uomini a livello di mentalità nel farsi carico di mansioni che notoriamente hanno sempre, cioè anche brutto dirlo perché dovrebbe già essere cambiata questa cosa, però che hanno sempre fatto le donne, cioè c'è ancora questa resistenza? Io credo che stia veramente scemando questa resistenza. Io credo che ci sia un'apertura molto, molto diversa, per due ordini di ragioni principalmente. Il primo è perché gli uomini si sono resi conto che ci sono altri valori altrettanto importanti, quindi non soltanto il lavoro, ma anche la sfera personale. E secondo, perché le donne hanno, io credo, anche interpretato a volte al meglio quelle che sono state le difficoltà che hanno incontrato. Ok, quindi okay. Sicuramente ci sono due motori molto forti.
Certo. E io spero che questa onda continui. Certo, no, quello sicuramente. Perdonami, ti ho interrotto, stavi portando appunto dei dati. Non so, perdonami appunto, ti faccio continuare perché poi vorrei anche fare con te, Massimiliano, anche un po' un confronto tra il mondo pubblico e il mondo privato per capire, no, se, che differenza c'è e insomma stiamo cercando anche di capire dove c'è, diciamola così, un po' più di virtuosità, no? Ecco, quindi mi piacerebbe arrivare anche lì con te. Ma il tema importante è proprio questo confronto, cioè quanto il mondo della pubblica amministrazione, o quello che gli americani e gli UK chiamano public social sector, sì, che è sostanzialmente quel mondo che forse anche per una serie di regole che ha all'interno, quindi il fatto di essere un po' rigido, di avere delle linee guida meno interpretabili ma più focalizzate, permette di avere un miglior equilibrio anche nelle valutazioni uomo-donna. Però è sicuramente importante, faccio un passo indietro su quello che ti dicevo prima, è sicuramente importante notare come la pandemia abbia un po' aperto gli occhi agli uomini sull'utilizzo dell'agilità anche lavorativa, no? Il Dipartimento delle Pari Opportunità diceva, prima della pandemia, fatto 100 i nostri lavoratori agili, il 72% erano donne e solo il 28% erano uomini. Durante la pandemia questa percentuale si è molto equilibrata, quindi avevamo un 56% donne e un 44% uomini. Banale dire, c'è stata l'emergenza, dovevamo essere tutti in remote working e quindi era chiaro che aumentasse questa percentuale. Benissimo, è vero, ma sicuramente questo ha portato dei cambiamenti, ha portato a vivere delle esperienze differenti. E questo devo dire che se l'Italia non si è fermata durante il lockdown è anche grazie alla pubblica amministrazione, che è stato un volano importante. Ok, ecco, no, perché io mi sono appuntata mentre tu stavi parlando, insomma in quella fase siamo stati un po' costretti, no, appunto ad adattarci. Poi però è altrettanto vero, lo hai detto già anche tu Massimiliano, che spesso i cambiamenti arrivano proprio da momenti emergenziali, perché altrimenti diciamo che fungono un po' le emergenze da acceleratori, no, rispetto a dei processi che sarebbero comunque arrivati, ma chissà quando. Però la cosa importante adesso è capire appunto perché, sai, bisogna partire da qualche punto, però poi bisogna anche andare abbastanza velocemente per recuperare evidentemente i passi e gli step che ci siamo un po', su cui ci siamo un po' arenati, diciamola così. È vero ed è importante che questo boost, questo momentum che c'è stato continui e che sostanzialmente non sia soltanto un moto d'inerzia, ma sia ancora una spinta verso l'innovazione. Uno dei temi anche importanti viene da tutta una serie di ricerche che ci sono state in questi ultimi 36 mesi, quindi anche forse un po' prima della pandemia. Ma per esempio dire che qualcosa si stava già muovendo, poi insomma qualcosa con la si pandemia stava già muovendo, esattamente, qualcosa si stava già muovendo e comunque si stava analizzando. Ci sono stati degli spunti interessanti. La professoressa Fornero aveva utilizzato la parola libertà. Questo è un po' qualcosa che secondo me è un po' il fil rouge che lega alcune attività e alcuni momenti che ci sono stati. Il McKinsey Global Institute ha sostanzialmente lanciato tutta una serie di ricerche importanti, US e UK, ma una un pochettino più recente, targata a settembre 2021, legata a 7 paesi del Central and Est Europe. Stiamo parlando di Ucraina, che è molto attuale purtroppo al momento, Croazia, Slovenia e tutta quella cerchia balcanica, in cui sostanzialmente ha simulato uno scenario in cui ha detto in maniera chiara ed evidente che se venissero rispettate 3 condizioni fondamentali, il PIL di questi paesi crescerebbe di 146 billion di euro entro il 2030.
La cosa interessante è capire quali sono queste tre condizioni e poi lasciare libero ad ogni paese l'applicazione e l'interpretazione delle azioni conseguenti a queste tre condizioni. Ma la prima, e l'ha detto anche Sara prima, è più donne lavoratrici. Eh certo, guarda, abbiamo scritto infatti le donne nei board multinazionali e l'impatto sul PIL, perché è questo il punto, no? L'abbiamo accennato. Infatti l'ho usato con Sara proprio per fare, come dire, da gancio con te, perché volevo proprio arrivare con te su questo discorso. E infatti è fondamentale, cioè la valutazione, quindi la misurazione di questi fenomeni e la creazione di scenari che si possono sviluppare in questi anni porta proprio a dire che una delle condizioni è aumentare la forza lavoro, quindi il workforce, il women workforce all'interno delle organizzazioni. Sì. Passando dal 48 al 52%, che più o meno significa circa 2 milioni e mezzo di donne. La seconda condizione è quello di aumentare le ore lavorative che le donne hanno a disposizione, passando sostanzialmente a 38 ore settimanali a 40 ore settimanali. Queste due ore sarebbero il recupero di ore dovute anche alla gestione sostanzialmente della famiglia. Ecco, su questo, scusami, ogni tanto ti interrompo perché mi dimentico, perché è giusto aumentare le ore lavorative, peccato che però avvenga purtroppo ancora il contrario, cioè soprattutto, e qui è quello che stavi dicendo tu, in relazione alla gestione della famiglia, ancora oggi le donne quando hanno il primo figlio chiedono il part time, e questo accade, adesso io non ho il numero sotto mano, non so se ce l'hai tu, ma comunque poco importa, è un fenomeno che avviene ancora spesso, cioè non si riesce più a sostenere ovviamente il carico di lavoro che si aveva prima. Con la nascita del primo figlio si chiede il part-time. Chiaramente sappiamo molto bene che chiedere il part-time vuol dire annullare di fatto anche la possibilità di avanzare nella carriera, no? Quindi chiaramente, visto che stiamo parlando di donne nei board, quindi ai vertici di multinazionali aziende, insomma, questo è già perso in partenza come obiettivo, giusto? È drammaticamente perso. È drammaticamente perso, guarda, e non lo vedo da un punto di vista esclusivamente di posizione ricoperta all'interno dell'organizzazione, ma di contributo che quella donna può dare all'organizzazione e al tessuto economico in cui agisce. Il tema del ricorso al part-time, oppure, e sono tre sostanzialmente i fenomeni che stanno ricorrendo, e sono ricorso al part-time, uscita dal mondo del lavoro, non soltanto legata al mondo femminile, ma in genere uscita dal mondo del lavoro, ancora più drammatico, oppure rinunciare a una posizione di responsabilità. Esatto. Questo perché? Perché stiamo rischiando di andare incontro a un fortissimo burnout femminile sul mondo del lavoro. Oggi c'era un articolo sul Sole 24 Ore, esco un po' dalla scaletta che avevo in testa perché l'ho letto poco fa. C'era un articolo del Sole 24 Ore della ministra Poletti in cui sostanzialmente diceva, si parlava di lavoro agile, si parlava di smart, si parlava di indagini, di survey, di questionari, di analisi che sono state fatte sul mondo del lavoro, ma sostanzialmente il tema è che la flessibilità lavorativa non diventi una trappola per le donne. Quindi questo è fondamentale, quindi uscire dallo stereotipo che la flessibilità lavorativa sia solo ed esclusivamente conciliativa, ma che sia effettivamente un elemento di innovazione organizzativa che ci faccia crescere. Quindi diventa una trappola quando ha solo una funzione conciliativa, fondamentalmente. Assolutamente sì. Perché, come dicevi tu prima, utilizziamo altre forme di flessibilità per sopperire al part-time, all'utilizzo dei permessi, alle esigenze di prendersi delle pause un po' più lunghe, eccetera. Invece no, deve essere uno strumento integrato nell'organizzazione e ognuno di noi, uomini e donne, sia chiaro, uomini e donne, ne possono usufruire. Anche perché adesso, fortunatamente, forse l'attenzione si sta spostando dalla donna alla genitorialità in senso un po' più ampio. Sì, credo, poi ci mancherebbe, io non ho, ripeto, dati
a mia disposizione da questo punto di vista. Credo che siamo ancora un po' lontani da modelli, insomma, di altri paesi dove effettivamente la genitorialità è vissuta, no, in toto da entrambi i genitori, ma non per colpa di qualcuno, semplicemente perché siamo ancora un po' aggrappati a questa mentalità per cui appunto la donna è colei che decide. Noi abbiamo proprio anche il concetto della mamma che deve per forza, cioè mamma e figlio, c'è un legame diverso da papà e figlio, ma insomma è molto relativo, no? Però paradossalmente, ed è giusto che sia così, si parla anche per esempio di adozione per coppie omosessuali, no? Ed è giusto che sia così, però questo fa un po' cascare anche, come dire, l'altro aspetto, cioè che il legame tra mamma e figlio è unico e quindi che debba essere la mamma a prendersi carico, a farsi carico del figlio, giusto? Cioè viviamo ancora in questi paradossi ogni esatto, tanto. Esatto, un po' quello che si diceva prima, no? Bracket bias era un po' il motto che nel 2021 ci aveva guidato. Questo è un bias. Certo. Siamo certo. Ancora ancorati lì. Siamo ancora ancorati lì. Certo, poi ovviamente tutti gli altri, adesso io ho messo sul tavolo un argomento che andrebbe analizzato sotto altri aspetti, però è solo per far capire che a volte noi stessi ci incartiamo in considerazioni che non hanno senso di esistere oggi e quindi questo penalizza poi a cascata tutta una serie di altre questioni. Ecco. Ed è verissimo, e ti riporto anche un'esperienza nella mia vita professionale precedente in cui lavoravo in una banca anglosassone e in cui il tema dell'LGBT, ancora il Q+, non era presente, è sempre stato un tema affrontato, trattato, discusso, ma sembrava quasi un'imposizione di una policy internazionale per cui se ne dovesse parlare, ma non ci fosse quel grado di consapevolezza che ci portasse a essere effettivamente parte integrante il tema dell'LGBT all'interno dell'organizzazione e quindi a trattarla come si dovrebbe. Ma si dovrebbe in un termine di estrema trasparenza, estrema semplicità, in una modalità molto, molto semplice. Io credo che se riuscissimo effettivamente ad andare avanti e ad evolverci, io credo che ci si sposterà dal tema legato esclusivamente al mondo femminile, al tema di innovazione e, diciamo, work-life balance un po' più ampio. Io spero che questo avvenga perché, guarda, uno dei temi, ed è venuto forte quest'estate, subito dopo l'estate da noi è emerso questo problema e l'ho riscontrato anche in alcune organizzazioni con cui mi sono confrontato. Il tema delle Great Resignation, il Big Quit, quello che è accaduto ad agosto 2021 negli States, dove circa 4 milioni di persone hanno detto ciao al lavoro. Ok. L'hanno fatto perché non avevano più quella garanzia di flessibilità con cui bilanciare il lavoro e la famiglia, e hanno fatto una scelta. Certo. Sì, poi da noi la parola flessibilità spesso è sinonimo di, in Italia, intendo dire, precarietà, e sono due cose diverse, purtroppo. Dobbiamo anche fare un po' pace con noi stessi sul significato delle parole a volte, o ci fa comodo pensare che. Quanto può diciamo esserci, non so neanche come porti la domanda, però cambia la situazione a livello geografico, cioè che si parli di città, non so, come Milano, piuttosto che di altre zone del nostro paese, Massimiliano? Sì, cambia, e cambia forse un po' stereotipando un po' quello che abbiamo in testa e magari lo ripercorriamo. Leggendo alcune pagine della ricerca, sempre che citavo all'inizio, quella di Università Cattolica. Quella Università Cattolica è interessante per quanto riguarda appunto la mobilità e quindi era più legata al mondo di Milano e della città metropolitana, sì, certo, sostanzialmente, certo, di Milano. Sono venute fuori delle cose estremamente interessanti, per cui non soltanto legate esclusivamente al genere, ma anche per quanto riguarda le donne, c'è un forte radicamento al territorio. Quindi non si ha voglia di abbandonare, ma si ricerca comunque la flessibilità. C'è molta difficoltà o c'è poca facilità nel ritornare in ufficio così in maniera
immediata, cioè noi sappiamo che dal 1 di aprile terminerà lo stato emergenziale e quindi ci si aspetta un qualcosina di diverso. Ecco, il tema è forse dobbiamo affrontarlo in maniera un po' più morbida, un pochettino più smussata. Quello che ci dice questa ricerca sulla mobilità è che effettivamente il territorio viene visto in maniera completamente differente. Chi vive una città importante come Milano, sì, la interpreta e la vive in maniera diversa rispetto a chi vive nell'hinterland, quindi nella cerchia metropolitana. Certo. Sì. Anche a livello semplicemente di mobilità. Ok, no, infatti era quella la cosa interessante. Senti, che cosa ti auguri, cosa ci possiamo augurare alla luce dei cambiamenti che comunque tu ci hai portato? Mi è piaciuto molto sentire che effettivamente su certe questioni, certi aspetti, questo gap di cui parliamo sempre è un po' diminuito, dai, diciamo così. Non ancora come avremmo voluto forse, però insomma da qualche parte dobbiamo pur cominciare. Io mi auguro, c'è una bellissima immagine che magari poi ti manderò, ma c'è una bellissima immagine che è nella zona di Gaia Aulenti, in cui ci sono due palazzi e ci sono due murales di una bambina e un bambino che spingono questi due muri, una classica casa a cortile milanese in cui al centro stanno chiudendo questo gap, stanno facendo il close the gap. Quello che mi auguro è che non sia soltanto uno sforzo, un effort da parte delle donne, ma che sia uno sforzo congiunto per chiudere questo gap, perché chiudendo il gap si cresce tutti. Ma infatti sai cosa sarebbe bello? Azzardo, una cosa molto banale. Ministro delle pari opportunità, un uomo deve essere, non una donna. È vero che poi dopo direbbero, ma pure lì mettono un uomo e non mettono una donna. Sì, ma il senso è che deve essere tutto rimescolato, no? Quindi dovremmo arrivare un giorno in cui appunto non si parli più di diversità e quindi si parli veramente di parità di genere e quindi che ci siano uomini che rivestono ruoli che oggi occupano le donne e viceversa, no? Ma perché dico quello? Perché appunto magari con lo sguardo maschile si riesce davvero di più ad accelerare rispetto a alcuni processi, perché sennò le donne, se ancora oggi sono un po' limitate nell'azione, anche se magari rivestono e ricoprono ruoli importanti come quello di un ministero, però più di tanto non sono ascoltate, perché poi bisogna guardare anche quello, cioè se non sono viste con la stessa autorevolezza di un uomo, vuol dire che devono fare passi in più e quindi ci mettono più tempo, no? Cioè, credo, spero di aver fatto comprendere quello che intendo e che voglio dire. Sei stata dire. Chiarissimo, quantomeno io l'ho capito perfettamente e sono totalmente d'accordo, nel senso che mischiare un po' le carte e quindi uscire un po' dalla nostra zona di comfort. E se no sono stereotipi, cioè se no diventa uno stereotipo anche l'affrontare discorsi come esatto, quello, no? Esatto, esatto. Non usciremo mai, nel senso che se continuiamo ad affrontarli sempre nella stessa maniera, continueremo ad agire sempre nella stessa maniera. Nel momento in cui invece usciamo un po' fuori dagli schemi, allora forse, come dicono un po' gli inglesi, no? Out of the box, cioè sì, esce da questa scatola, tira fuori un po' la testa dal sacco e cerca di vedere un po' quello che c'è intorno. Magari un minimo di contaminazione positiva avverrà. Certo. E noi ci auguriamo che questo avvenga. E allora, che diventi permanente. Esatto, che diventi poi una consuetudine, diventi una cosa normale, insomma, senza che non ci sia più bisogno di parlarne, o meglio, parlarne in altro modo, no? Perché poi le discussioni sono sempre ben accette. E anche con tutte le diversità del caso, perché poi la diversità non, appunto, quando non è negativa e quando non porta effetti negativi è sempre bella. Massimiliano Santamaria, io ti ringrazio moltissimo per aver partecipato alla nostra maratona. Naturalmente mi auguro di sentirti presto ancora nei nostri programmi sulle fonti TV e, che dire, anche proprio per fare passo dopo passo un po' un confronto con ciò che ci siamo detti stasera. Speg, io ti ringrazio tantissimo, Manuela, spero anch'io di rivedervi presto per raccontarvi magari un'altra storia. Esatto, che le storie servono sempre e danno più l'idea, insomma, con semplicità di quello che accade veramente. Grazie ancora a Massimiliano Santamaria. Grazie a voi e buona serata. Buona serata. Noi naturalmente continuiamo, ancora lunga questa maratona, ci separiamo per una breve pausa e poi torniamo e parliamo con un'associazione di donne perché non può mancare.